Ciao a tutti, qui da Abel Alves. In questo video vedremo insieme che fine ha fatto Alexandre, Alexandre Pato, chiamatelo come volete. Alexandre Pato. Ma prima vi chiedo di iscrivervi al canale perché il 50% delle persone che vengono su questo canale non si iscrivono, quindi non fate i patacca e iscrivetevi al canale. Beh, Alexandre Pato era fortissimo, arrivato dall'Internazionale di Porto Alegre, beh, ha conquistato subito i tifosi del Milan perché aveva un tiro micidiale, fortissimo, andava velocissimo, tiro preciso che colpiva sempre i portieri, nessuno riusciva poi a prenderlo. Infatti molti lo paragonavano anche con Careca perché aveva questa caratteristica, anche forte fisicamente, visto l'età che aveva. Nel Milan ha fatto la storia perché ha giocato con giocatori incredibili. Tutti al mondo, tutti quanti pensavano che Pato potesse diventare il nuovo fenomeno del calcio mondiale, soprattutto i tifosi del Milan, ma purtroppo per colpa di vari infortuni non ci è mai riuscito perché, beh, il fisico nel calcio è importantissimo. Ma nelle 5 stagioni che ha fatto a Milan ha segnato 63 gol in 150 partite. Ma un certo signore aveva capito che dopo quegli infortuni Pato non sarebbe mai più stato il calciatore che era, insomma, che stava facendo a Milan. Ed è riuscito a venderlo per una cifra importante al Corinthians, per ben 15 milioni di euro. Cioè, l'ha presa a 22 dall'Internazionale, ma è riuscito a venderlo a 15. È stata la cifra più alta mai spesa da una squadra brasiliana fino a quel momento. Ma quel signore lì sapeva bene che Pato non era più Pato, quindi ha fatto un affare incredibile. Poi Pato, Timão, è riuscito anche a vincere un Paulistão, il campionato paulista, ma non era più il calciatore di una volta, segnando soltanto 17 reti in tutta la stagione. Si vedeva che non era un calciatore più a posto mentalmente e quindi è stato girato poi successivamente a un'altra squadra brasiliana. Pato andò al São Paulo, che credeva ancora potesse diventare un grandissimo calciatore, ma questo non è mai avvenuto. Ha giocato male, ha giocato sì, ha brillato qualche partita, ma nel complesso ha fatto veramente schifo. Infatti nel 2016 è stato mandato in prestito al Chelsea e allora tutti pensavano: ah, va al Chelsea, cavolo, farà bene adesso. Invece al Chelsea giocò soltanto 2 partite segnando un gol. Tu puoi pensare: vabbè, ha segnato un gol in 2 partite, sì, però non giocava perché non si meritava la maglia. Ritorno indietro al Corinthians, pensate che giro che ha fatto Pato, ma il Corinthians non lo voleva e infatti l'ha messo subito sul mercato. E ancora una cosa che non ho mai capito, è arrivato il Villarreal della Spagna, che chissà per quale motivo pensava di spendere poco e di prendere un giocatore forte, ma gli spagnoli ci credevano, tant'è che durante il suo esordio, il 17 agosto del 2016, al Madrigal segnò un gol in Champions League contro il Monaco e quindi diciamo che è iniziato alla grande. Tutti dopo quel gol pensavano: ah, cavolo, è tornato Pato, ecco, viva! Invece no, purtroppo da quel momento in poi è andato a fare la parabola discendente e non ha mai fatto grandi cose al Villarreal. Tanto è che poi è arrivata una squadra cinese. Infatti, nel gennaio del 2017 fu acquisito da una squadra cinese, il Tianjin Quanshan. Pensa che lo hanno pagato 18 milioni di euro, cioè una cifra enorme per il valore del calciatore, e soprattutto Pato andava a prendere uno stipendio di 6 milioni, 6, ascoltate bene, 6 milioni di dollari. Complimenti. Ma finalmente non andò così male, è riuscito a segnare 17 gol in 26 presenze, cioè non ha fatto male con la squadra cinese, forse perché il livello di gioco non era lo stesso. Infatti, questa squadra per la prima volta in Serie A è riuscita ad andare in Champions League asiatica, cioè niente male, merito anche di Pato. E anche nella seconda stagione giocò molto bene, segnando 19 gol in 32 partite. Insomma, era diventato per la squadra cinese un giocatore titolare fisso e molto importante. Ma non ce la faceva più a restare in Cina. A Saudade è tornata e quindi lui ha voluto tornare a casa in Brasile ed è tornato a giocare al São Paulo. Pensate che guadagnava 6 milioni lì, invece São Paulo chiaramente non avevano tutta questa cifra da dargli. Però lui ha voluto comunque tornare in Brasile. È tornato dove voleva, però Pato purtroppo ha giocato male, cioè non ha, anzi non ha giocato quasi. Una delusione totale per il São Paulo. I tifosi sono incavolati neri, per non dire parolacce, ancora con questa scelta della società. E ora Pato si trova senza squadra. È un calciatore svincolato. Ma voi ci credete ancora a Pato? C'è qualcuno che ancora ci crede su di lui?
e infatti è molto probabile che vada a giocare in una squadra che non dico quale. Dai, mi raccomando ragazzi, scrivete qui sotto nei commenti cosa ne pensate di Pato e se lo volete nella vostra squadra del cuore qui in Italia. Ok, un abbraccio a tutti, qui dalla Canale Fatta Calcio, da Abel Alves, e ci vediamo presto, mi raccomando, iscriviti al canale anche, ok? Ciao!